l'India con estensione di passaggio in Kirat. Possiamo accettare solo la sua cittadinanza americana perché non abbiamo registri ufficiali della sua cittadinanza Kirati. Inoltre, e per legge, le devo sconsigliare di visitare il Kirat. Non abbiamo una presenza diplomatica ufficiale in Kirat a causa dei disordini creati dalla rivoluzione del Sentiero d'Oro. Riguardo la sua intenzione di portare con lei i resti cremati di Ishwari Gale, ehi, passaporto. Respira. Fai parlare me. Passaporto. Che succede? Sono sicuro di aver detto fermate il bus. Sì, fermate il bus. Non sparate al bus. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. Fermate. Sparate. A te sembrano parole uguali? Abbiamo perso il controllo. No, che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Odio quando si perde il controllo. Oh! Avevi un compito solo e hai fatto questa cazzata! E mi sono pure sporcato le scarpe. Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono l'hai fatto. Alzati, bello. Riconoscerei ovunque quegli occhi. Mi dispiace tanto, non doveva succedere tutto. Beh, tutto questo. C'è una festa che vi aspetta. Ma mi sono perso il tuo nome. E questo chi è? Un tuo amico. Un tipo silenzioso, mi piace. Ah, peccato. Una situazione brutta, imbarazzante. Sembrava una passeggiata, ma se dai da mangiare alle scimmie, quelle si tirano la merda addosso. Me lo tieni un attimo. Un secondo solo, voglio scattare una foto, una bella inquadratura, ecco. Carini. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà acqua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io.
spasseremo la grande! Should I stay or should I go? Fai i miei complimenti ad Ashley quando torni a casa. Ma ti dirò, Paul, il tuo piccolo angolo di Kirate è a dir poco bellissimo. Mi aspettavo più catene e lamenti, ma conoscendoti da qualche parte ci sarà un luogo buio dove i segreti scorrono come il sangue. Quel sorrisino ti tradisce ancora, Deplair. Oh. Forza, gli togli quel sacco dalla testa. Dunque, mi dispiace per quello che è successo. Ecco, io avevo in mente questo. Su, facciamo le presentazioni. Ajay Gall, l'ospite d'onore. Paul, il padrone di casa. L'amico di Ajay, che non riconosco proprio. E poi ci sono io, Pagan Min. Tu non ti ricordi proprio di me? Tua madre non ti ha detto mai niente di me, niente di niente? Beh, rimettiamo subito. Paul, voglio i soldi. Ah, quanti te ne servono? Tutti. Grazie. Bene, bene. Ok. Vedi questa, col sorriso. Sei tu? Sono io. Non mi riconosco più ormai. Tua madre. Tua madre, sì. Lei mi conosceva come nessun altro al mondo, sai. Quanti ricordi. L'ultima volta che ho visto Ishvari era più di 10 anni fa. Mi disse che mi amava. Le donne lo fanno, ti dicono che ti amano e te lo dicono per davvero, ma gli uomini... noi amiamo solo col senno di poi, quando si è accumulata troppa distanza. Dunque... quando ti ha preso in spalla ed è scappata negli Stati Uniti, io mi sono sentito responsabile. Poi ho capito che non avevo colpa, no. Era colpa del sentiero. Quei cazzo di terroristi rovinano tutto. Insomma, non ti hanno mai detto che non si usa il telefono a tavola. Fammi vedere, dammi quel telefono. Ora non li controlliamo più, i telefoni. Ah, sono qui con Ajay Gall. Questa è bella. Aiuto. Chiede aiuto così. Non si chiede aiuto via messaggio. Ci lavoriamo insieme e ti insegniamo come si urla per chiedere aiuto. Avanti, chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Aiuto. No, patetico. Chiedi aiuto. Aiuto! Avanti più forte. Aiuto! Aiuto! Usa il diaframma! Aiuto! Aiuto! Ora senti. Nulla. I tuoi amici non verranno per te. Scopri quello che sei. I terroristi, vero? Dunque, ti prego, resta qui, goditi One Ton. Non ti muovere, io torno subito. Yuma, dobbiamo parlare.